Circa 1000 i luoghi aperti in tutta Italia per le giornate del FAI di primavera, che è ritornato il 25 e 26 marzo per poter, come nel consueto appuntamento, raccontare e far conoscere a cittadini, residenti e turisti le bellezze dei luoghi che vengono riaperti o aperti al pubblico in maniera eccezionale. Conoscerli attraverso visite guidate e grazie al volontariato dei giovani e giovanissimi ciceroni FAI che con passione e competenza si mettono a disposizione per allietare, facilitare e trasmettere il valore della storia dell'uomo attraverso le bellezze naturali e architettoniche di cui la nostra bella penisola ne è testimonial importante a livello mondiale. E proprio a livello internazionale anche la città dei Sassi è sempre più una meta ambita e cercata, voluta da tanti, da molti. Infatti anche la Basilicata si presenta puntuale all'appuntamento delle giornate FAI di primavera e lo ha fatto anche in quest'ultima tornata con un programma prestigioso al fine di ospitare gli appassionati d'arte, cultura e anche semplici curiosi. Giornate importanti, quelle del FAI, anche per incentivare la raccolta fondi, sempre utile e necessaria affinché si possa in qualche modo sostenere il restauro e la gestione dei tanti siti che molto spesso rimangono chiusi per mancanza di risorse necessarie al loro mantenimento. Ma oltre alla raccolta fondi, importante, come detto, per permettere sempre nuove e durature riaperture di siti e luoghi d'arte e cultura, sono molteplici i valori e gli obiettivi del Fondo Ambiente Italiano. Gli obiettivi del FAI naturalmente sono innanzitutto un obiettivo formativo educativo per poter tutelare il patrimonio, per poterlo difendere bisogna innanzitutto conoscerlo e amarlo, e quindi il nostro compito è quello di impegnare i giovani innanzitutto in un percorso formativo di conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale della nostra città ma anche della regione. E poi naturalmente la finalità del FAI è quella di fare raccolta fondi a favore del FAI, che diciamo si occupa in tutta Italia di tutelare importanti luoghi di cui ha la proprietà o che comunque sono affidati alla gestione del FAI, e quindi la raccolta fondi serve diciamo proprio a promuovere questo processo di restauro di questi beni e restituzione in qualche modo alla fruizione collettiva, quindi diciamo che l'obiettivo finale è un obiettivo comunque di impegno culturale nei confronti del paese tutto, a cui viene data l'opportunità comunque di conoscere luoghi che diversamente rimarrebbero inaccessibili se non protetti, se non restaurati. Molte le novità anche per quest'anno in Basilicata e nella città dei Sassi. Le novità di quest'anno sono innanzitutto il Palazzo della Prefettura. Per la prima volta ci confrontiamo con un luogo istituzionale così importante. E poi un'altra novità interessante è il percorso nei luoghi del cinema a Matera, si intitola Sassi e Set. Ma abbiamo pensato di soffermare l'attenzione anche sul Palazzo dell'Annunziata come sede della Biblioteca Provinciale Stigliani per ribadire ancora una volta il luogo di questo, diciamo, l'importanza di questo luogo che è un presidio culturale significativo della nostra città. E poi la scuola di restauro, come già l'anno scorso, nelle giornate FAI dell'anno scorso, i due musei di Palazzo Lanfranchi e il Museo Ridola, la Chiesa del Purgatorio, il Palazzo Malvini Malvezzi, che è ancora un cantiere, ma noi raccontiamo anche il restauro. E naturalmente, ecco, mi preme anche dire al pubblico dei visitatori che il percorso all'interno del Palazzo Malvezzi è un percorso comunque in sicurezza, perché naturalmente, ecco, abbiamo tenuto ad assicurare attraverso dei protocolli specifici questo aspetto, anche perché in campo al Malvezzi, come in tutti gli altri siti, ci sono studenti che affrontano il percorso di alternanza scuola-lavoro, e quindi naturalmente il tema della sicurezza è fondamentale, come lo è per il pubblico dei visitatori naturalmente. Quindi eccoci qui con questo programma a Matera, ma anche in diversi comuni della Basilicata. Naturalmente, ecco, devo dirlo, la neve ha penalizzato
quest'anno l'evento, perché siamo stati costretti a bloccare le aperture straordinarie in vari comuni della Basilicata, sia nella provincia di Matera sia nella provincia di Potenza. Quindi ecco, peccato, ma noi comunque siamo qui a testimoniare il nostro impegno a favore della città, con la collaborazione delle istituzioni, con la collaborazione delle scuole, per dire ancora una volta che il nostro programma è questo: la sostenibilità della cultura per Matera Capitale Europea nel 2019. Come ascoltato dalle parole di Rosalba Demetrio, anche a Matera tanti siti aperti. Questi il Palazzo della Prefettura, sito in Piazza Vittorio Veneto, ospitato nel grande edificio che fu il convento dei frati predicatori dell'Ordine di San Domenico, ubicato all'epoca della sua costruzione ai margini della cinta muraria della città, lungo la zona detta dei Foggiali, protetta da una serie di fortificazioni turrite, in parte demolite per consentire la costruzione del prospiciente monastero dell'Annunziata. In mancanza di riferimenti documentati certi, riferiti all'anno di fondazione, gli storici e cronisti locali collocano la sua edificazione entro il primo trentennio del XIII secolo. Sempre a Matera, l'Istituto Superiore per la Conservazione e per il Restauro in Via La Vista è stato aperto al pubblico. L'edificio, ex convento di Santa Lucia, scuola di alta formazione Michele D'Elia, è un palazzo ricco di storia. Documenti dimostrano che tra il 1217 e il 1267 l'edificio assume il titolo di Santa Lucia e Agata. Anche la Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani ha ospitato i giovani ciceroni del FAI. La biblioteca, ospitata presso il Palazzo dell'Annunziata, edificato nel 1735, come si legge sull'architrave di uno degli ingressi al monastero, la parte anteriore poggia sulla torre cinquecentesca appartenente alle fortificazioni del conte tramontano. La biblioteca, istituita nel 1933, contiene oltre 250.000 volumi. Riaperto eccezionalmente Palazzo Malvini Malvezzi, sito in Piazza del Duomo di fronte alla cattedrale.
Si tratta di un palazzo nobiliare del Cinquecento appartenuto in passato alla famiglia dei Malvini Maldezzi, originaria di Bologna e trasferitasi a Matera nel XV secolo, freggiante il titolo di Duca di Santa Candida dal 1734. Di particolare interesse la pavimentazione settecentesca composta da mattonelle in maiolica di rilievo e sicuramente il piano nobile che conservava ben 14 tele di pregevole fattura a carattere mitologico ed arredi in stile Luigi XVI come lampadari, specchi ed un divano. L'edificio ancora oggi è in fase di ristrutturazione. Anche il Museo Nazionale di Archeologia Domenico Ridola, sito nell'omonima strada, ha aperto le sue stanze nella giornata del Fai Primavera. Il Museo Fresco di Riallestimento, rinaugurato alla fine di febbraio di quest'anno, consente al visitatore di ripercorrere la storia archeologica lucana e non in modo nuovo e scorrevole. Aperto anche il Museo d'Arte Medievale Moderna di Basilicata, ospitato a Palazzo Lanfranchi, l'edificio è stato eretto nel 600 come seminario diocesano per volere del vescovo Vincenzo Lanfranchi. A seguito del trasferimento del seminario presso la cattedrale nel 1864, Palazzo Lanfranchi divenne sede del liceo classico, accogliendo nel biennio 1882-1884 il poeta ed accademico italiano Giovanni Pascoli alla sua prima esperienza da insegnante. A quest'ultimo fu intitolata la piazza su cui l'edificio affaccia, chiamata oggi Piazzetta Pascoli. Sempre su Via Ridola, aperta anche la chiesa del Purgatorio Nuovo. In questo luogo di culto veniva venerato San Giovanni da Matera. La chiesa è dedicata ai defunti, tanto da spingere anche le confraternite laiche a contribuire alla sua costruzione, che termina come indicato dal portale d'ingresso nel 1747.